Ho fatto un piccolo massaggio insieme a Marta in giardino. Che massaggio vuoi fare? Sorpresa? Ah, è una sorpresa, non lo sai neanche tu. Ho scoperto di avere un sacco di cose in comune con lei. Quando ti capita di andare a New York, devi venire a trovarmi. Vedremo, sai, ci torno solo per la settimana della moda. Non ho mai molto tempo, però quella città mi manca molto. Io do sempre una seconda occasione, quindi anche se la prima impressione non era stata ottima, ho provato ad essere gentile e durante il massaggio ho chiacchierato amabilmente. Ma l'unica risposta che sono riuscita a ottenere è stata: vedremo. Sai già come vestirti per la festa? In nero, sempre in nero, io mi vesto solo di nero. In nero. Amo anch'io il nero, quindi su quello eravamo d'accordo. Stavo giusto discutendo con i tuoi amici di quale colore sarebbe stato più adatto alla festa e io pensavo, beh, l'oro. L'oro e il nero, che è la cosa più ovvia, mi pare. E loro, no, il bianco. È davvero presuntuosa. Non mi piace la gente che si crede superiore agli altri. Ci voleva proprio. È un periodo che sono sempre in viaggio. E il mio povero corpo purtroppo ne risente. Insomma, passare tanto tempo sugli aerei è una cosa che stanca. Lo so, anch'io viaggio molto per lavoro, però è divertente. L'unica cosa di cui parla è di quanto successo abbia del suo stile di vita così alla moda. Perché non provi a rilassarti un po'? Fai shopping a Los Angeles? Non è che vado spesso, vedi. Trovo che sia una noia mortale andare negli stessi negozi che trovi in tutto il mondo. Preferisco andare in Italia a scegliere qualche marchio italiano. È una bella ragazza, potrebbe essere simpatica, invece fa la stronza, è davvero odiosa. Bene, continua, ma lontano da me. La nostra isola è il posto ideale per un bel fine settimana di shopping. E Marta non si fa sfuggire l'occasione. Salve! Salve! Come va? Molto bene, piacere mio. Oh, ragazzi, adoro tutto quanto. Mi trovavo in un meraviglioso negozio vintage, molto, molto famoso. Avevo visto che molte celebrità che seguo su Instagram lo frequentavano e ci tenevo tanto ad andarci. Oh, guarda che bello. Oh, questo mi fa impazzire. Era tutto fantastico, eccezionale. Oh, sì. Oh, come stanno bene le perline sui capelli neri. Venga con me, mi segua. Le mostro un paradiso. Questo è l'angolo vintage. Ho sempre pensato che sarei andata all'inferno, ma questo è proprio un paradiso. Sì. Mi ci butto. Io ho l'ossessione del vintage. Wow, ma questo è da sballo. Ok, lo prendo. Lo so che non è nero, ma potrei sposarmi con una di queste addosso. Questo l'ha creato Tom Ford. È uno dei miei stilisti preferiti. Io trovo che sia un genio. Oh, che classe. Sembra American Gangster. Però mi piace. Allora, prendo il cappotto di volpe, l'abito nero di Tom Ford, gli occhiali da sole e il berretto. Qual è il totale? Sono 19.000 euro, per lei 17. Ok, ha giudicato.